Magistratura di sorveglianza, l'alternativa al carcere è possibile. È il titolo del convegno organizzato dal garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, che si è tenuto questa mattina presso il Consiglio regionale della Campania. Il ruolo della magistratura di sorveglianza, oltre che alle questioni relative ai diritti dei detenuti durante l'esecuzione della pena, è esteso anche alla concessione e alla gestione delle pene alternative alla detenzione, sia per la parte finale della pena, sia prima dell'inizio della sua esecuzione. Credo che attraverso questo convegno vogliamo anche dare la possibilità alla gente, alla società civile, alle università, agli operatori, ai cappellani, alle cooperative di costruire un ponte, una zattera. Perché guardate, l'80% delle persone torna in carcere, quel 20% che non torna sono quelle persone che hanno incontrato una cooperativa, un corso di formazione, dei volontari che hanno dato a loro la possibilità di reinserirsi nella società. L'articolo 27 della Costituzione dice che il carcere serve a rieducare. Non bastano i governi giallo-verdi, di destra o di sinistra per cambiare la Costituzione. Cambiamo la Costituzione, fino a quando esiste questa Costituzione ci sono luoghi e pene alternative al carcere. All'evento presieduto dal garante sono intervenuti Giuseppe Martone, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, Maria Bove, direttore dell'ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Campania, oltre a rappresentanti di associazioni, cappellane degli istituti penitenziari, docenti universitari, avvocati e detenuti in permesso. Alla tavola rotonda presente anche Monica Mirante, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Salerno, e Adriana Pangia, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli. Prima con la riforma che si era organizzata era molto più facile dare le alternative al carcere, ora c'è stata un po' una restrizione sotto il profilo dell'inammissibilità alle misure alternative, però devo dire che l'ufficio di sorveglianza, almeno il Tribunale di Sorveglianza, è abbastanza propenso a cercare di trasformare la detenzione carceraria in una misura alternativa, quale sia più idonea in relazione alle caratteristiche del soggetto, ovviamente.